Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vi propongo un video che ho ricevuto da un italiano che vive in Messico, al confine con gli Stati Uniti, al confine con il Texas, nello stato di Chihuahua e nella capitale dello stato che si chiama anche lei Chihuahua. E in questo video lui sta tornando dal supermercato, è Mario, il supermercato ovviamente pieno, ma la strada deserta proprio per la malattia. E qui, a differenza che l'Italia, non c'è il divieto di uscita, c'è solo, hanno chiuso tutti i negozi, tranne quelli essenziali, divieto di assembramento, scuole chiuse, università, le università sono state chiuse e gli elicotteri passano per controllare, per vedere se non ci siano assembramenti di persone, però come vi dicevo non c'è il divieto di uscita, ma le strade sono comunque deserte perché le costruzioni funzionano, le rivendite di costruzioni e funzionano solo i supermercati, farmacie, parafarmacie, però non c'è il divieto di uscita come in Italia. Le persone possono uscire, i parchi sono chiusi e qui in Messico i morti sono circa, dice Mario, 1300 e i contagi 12.000 di quelli che sono certificati. E come dice Mario, qui nello stato di Chihuahua dove lui vive già da diversi anni, i contagi accertati sono 151 e i morti sono 49, solo 9 nella giornata di ieri. Qui le strade sono ampie, vedete quattro corsie, i distanziamenti sono già quasi naturali perché ci sono pochi edifici alti, sono tutte villette. E quindi non ci sono condomini, non ci sono assembramenti di persone. E qui vedete che le strade sono comunque deserte, non c'è nessuno. Qui il contagio va a rilento, ma non si sa se i dati siano reali. E come vedete nelle strade non c'è assolutamente nessuno. In questo caso c'è una motoretta che passa per consegnare, vedete, sono quelle motorette che consegnano il cibo, no? Come li chiamano? I rider. Qui è un rider con moto. Se guardate, le strade sono enormi, ampie, di quattro corsie, dove non c'è quasi nessuno. Qui siamo, dice Mario, a 380 km dal confine con il Texas, quindi circa 2 ore di viaggio per arrivare, in Texas. E come vi dicevo, qui è nel deserto di Chihuahua. Le temperature già a maggio sono oltre i 30 gradi, però dice Mario, l'aridità qui è forte, l'umidità è al 40%, e dicono comunque che la malattia si propaga soprattutto quando c'è aridità. Quando c'è umidità la malattia comunque cerca di frenare. Quindi qui non piove già da 5 mesi, dice Mario, e quindi il problema è che l'aridità, appunto, l'indice è a 40%, tra il 30 e il 40%, quindi il clima arido, nonostante le temperature siano al di sopra dei 30 gradi. Mi dice Mario, in una giornata come quella del 25 aprile, quando ho registrato questo video, le temperature erano a 33-34 gradi e comunque ci sono stati 9 decessi solo nella giornata del 25 aprile. Questo è il tragitto che fa dal supermercato fino a casa sua, quindi non ci sono comunque macchine.
non c'è quasi nessuno in giro per le strade. Lui vive comunque in una zona abbastanza di livello medio-alto, per non dire alto. Vedete qua, le case sono tutte di lusso, le macchine sono anche abbastanza di fascia alta. Il cielo è azzurrissimo, perché qui, mi dice Mario, non piove da 4-5 mesi, anzi forse di più, da prima di dicembre. E così vediamo anche uno spaccato di quello che succede in giro per il mondo. Qui, come vi dicevo, Mario mi dice, lo stato di Chihuahua è lo stato più economicamente più agiato in Messico. Non so se lo sapete, il Messico è formato da diversi stati, non so se sono circa 30 stati o di più, quindi è uno stato federale come gli Stati Uniti. Sapete, gli stati sono gli Stati Uniti d'America, e questi sono Stati Uniti messicani. Naturalmente noi italiani siamo abituati a vedere il Messico e a pensare che il Messico sia spiagge, mare, palme. Invece esiste un Messico come questo che è deserto, un Messico che è deserto. Vedete, mi dice sempre Mario che tutte queste piante che vedete, come queste palme, sono tutte praticamente innaffiate ogni giorno, se no muore tutto. Come ad esempio, vedete questo parco che si vede nel video, tutte queste piante sono comunque innaffiate tutti i giorni, se no muoiono, perché le temperature sono altissime. Vedete anche l'aridità che c'è su queste collinette. Qui, dice Mario, è un altopiano di media 1500 metri di altezza, quindi è come essere in montagna. Io vi lascio andare avanti questo video ancora per 2-3 minuti, così vedete un po' com'è il nord del Messico alle porte con il Texas, quindi uno stato messicano confinante con il Texas. Naturalmente qua il modo di vivere e il modo di comportarsi è molto molto simile a quello degli Stati Uniti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, adesso lascerò correre il video senza voce per ancora un paio di minuti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Mario, quando vorrà mandarci altri video sono benvenuti, io li pubblicherò sul canale di Tele Italia. Lui è uno dei primi ascoltatori, è uno dei primi iscritti a questo canale. Quando ce n'erano meno di 300 persone, lui era uno dei primi iscritti dal lontano Messico e dal lontano stato di Chihuahua. Grazie a tutti quanti e vi auguro buon proseguimento di giornata. Buonanotte a tutti.